Beh, com'è andata? Allora, è andata bene. Siamo arrivati alla fine di questo percorso. Ti ricordi? Come Guarda tutti i qua. percorsi ha un bel pregresso, un lungo pregresso. Abbiamo fatto un caso di facete combinata con chirurgia, impianti dentali, corone su denti singoli, corone su impianti dentali e in più la parte estetica con l'analisi Esattamente. digitale del sorriso. Ti Sì. aspettavi tutto questo? Sapevo che c'era un percorso da fare, ci speravo in un risultato come quello che abbiamo ottenuto, quindi sì, le aspettative erano queste e sono state mantenute. E questa Racconta è un po' una cosa la tua storia, importante. com'è che sei arrivato a sto punto? Come tutte le storie, ho un pregresso un po' lungo, che inizia quando ero bambino, perché è da lì che ho iniziato ad avere i primi problemi. E non lavavi i denti. No, i denti li lavavo, ma avevo delle problematiche, delle carie costanti che venivano curate, a volte bene, a volte meno bene, purtroppo. E quindi negli anni i problemi sono sempre stati costanti. Io col dentista ho sempre avuto un rapporto costante e duraturo. Anche lui, anche quest'uomo, solo che quest'uomo ancora non ha risolto col Ancora non ha dentista. risolto, beh, ci si arriva anche alla sua risoluzione. Cosa avete fatto? Racconta un po' Niente, come è iniziato il lavoro, praticamente cosa avete iniziato a fare. lavoro qua in Moldavia, dici, Sì, la prima qua. fase che La avete prima fatto. fase è stata una fase di analisi del caso, che è partita ancora prima di venire qua in Moldavia con l'invio della mia panoramica, il tuo bellissimo video che mi ha comunque convinto a venire da voi. Vabbè, è una cosa preliminare quella, giusto per capire se conviene oppure no. Però Se è il caso di venire all'estero oppure siccome in quel video hai detto in maniera sintetica tutti i problemi che io già sapevo ovviamente di avere perché facevo le visite, allora lì mi sono convinto. Piano, mi metti al passo. E dopodiché quando sono arrivato qua abbiamo fatto l'analisi qua in loco. Mi ricordo ancora, era l'estate È scorsa. stato un anno, Un perché oggi anno. Facebook mi ha ricordato le foto che ho postato un anno fa qua a E Chisinau, tu mi avevi quindi detto, ma faccio la cosa giusta? Che devo fare? Devo non fare la so, cosa completa? Faccio a metà? sì, era ancora la fase dei dubbi, perché ovviamente quando uno inizia un percorso ha sempre dei dubbi, però poi mi sono convinto, mi avete convinto a fare tutto, ma io mi sono convinto prima di tutto a E ti ho detto, è voler. meglio che aspetti, però fai le cose sensate, non le cose a metà. Esatto. E niente, abbiamo iniziato con le estrazioni, laddove c'era bisogno di fare le estrazioni, l'inserimento delle prime viti, dei primi impianti. Alta carpenteria. Esatto. Alta carpenteria. Poi questo è stato il primo viaggio, poi invece il secondo viaggio c'è stata la parte, diciamo, che ha riguardato l'inserimento degli impianti, il grosso degli impianti. La lavorazione su alcuni denti miei, che per fortuna avevo e tuttora ho e spero di conservare a lungo. E niente, poi in quest'ultimo viaggio invece è stato un percorso più intenso perché abbiamo iniziato dalla parte di carpenteria per arrivare poi alla finitura estetica con l'inserimento delle faccette. Dent Coff t'hanno vista, te t'hanno fatto l'analisi digitale. Analisi digitale, Mock-up. mock-up che è comunque Una questa sorta di maschera. parrucca che si fa e si tagliano i capelli sulla parrucca, cioè si fa una Esatto. prova di quello che è il risultato finale. Esattamente. E questo sicuramente aiuta il paziente ad avere una visione di quello che sarà il lavoro finale, concluso. Già lì non ho resistito, ma anche se era semplicemente un mock-up, mi sono fatto due foto, le ho mandate in Italia ed era subito successone, subito successo, quindi niente, questo è un po' quello che è successo. Sei un figo. Sei un Ti figo ringrazio. veramente. Veramente un figo. Cioè, stiamo guardando ora il prima e dopo. Questo era il sorriso Andata bene. prima, mancanze di denti nei settori laterali, incisivi consumati. Aspetta, prendo quella più ad alta risoluzione, questa si vede meglio. Si vede che gli incisivi qua sono. Questo è il naso, si vede che il naso è consumato. C'è un mock-up anche per il naso che Ok,
qua si vede bene, che sono questo il classico incisivo bruxista, e si vedono anche delle scheggiature qua sui denti dovute alla eccessiva flessione del dente, perché mancando l'appoggio dietro alla bocca vanno a sovraccaricare i denti anteriori, quindi flettono, e nelle zone più sottili dello smalto, qua lo smalto salta, scheggia e si va a consumare tutta la parte anteriore. Qua si vedono buchi fino alla dentina, qua mancavano completamente i premolari, qua c'avevi degli accrocchi, che erano questi accrocchi? No, quelli sono provvisori che mi avete messo voi da tra primo e secondo. Allora, questa non è la prima foto. E invece le foto finali... Sì, non sì. C'aveva denti dietro non c'aveva, mangiava come i coniglietti davanti. Ora ha ristabilito tutti i settori posteriori, si sono fatti i denti che sono più lunghi rispetto a questi, rispetto a come erano prima. Questi sono faccette, sì, tutte da canino a canino, faccette, capsule su impianti nei settori posteriori, più anche il rialzo dell'occlusione. Abbiamo rialzato tutta l'intelaiatura della bocca. È molto complesso. Il tuo di contro è un caso più complesso di pazienti più sfortunati che hanno perso tutti i denti, perché c'hai una sommatoria del rischio di devitalizzazioni, impianti, capsule su naturali, capsule, sì, su impianti e faccette. È completo, c'è un po' tutta la... È una somma di tutti i rischi. Di ogni intervento c'ha un range di rischi. Quando sono molti interventi diversi, c'hai una sommatoria di rischio cumulato che è maggiore. Invece quando fai una bonifica completa della bocca i problemi sono sempre quei quattro: o i provvisori si rompono o i definitivi si rompono, perché ora vediamo qua dal lato tecnico. Io ho detto quello che abbiamo fatto, però dietro i denti c'è una persona, nel senso, questa è una persona che è più presentabile, assolutamente, significa sorridere, poter avere un rapporti sociali meno timidi. Ti piace, hai visto? Prima e dopo. Ha visto la realtà. Sono la realtà. La realtà è meglio. Sono più belli dal vivo che in foto, lo sai. Non mi piacciono i colori qua di questa... Photoshopale. Perché questo, sì, è il RAW. È il... Photoshop. È il file originale questo. Questa puoi schiacciare il noce da domani per mangiare. No, 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 puoi strappare. No, che cavolo. No, la poi mi devi dare tutti i consigli, perché non voglio rischiare, comunque ci voglio stare attento. Ci sono pazienti che non sono mai andati via da qua, lo sai. Uno è qua di fianco. Insomma, allora, vediamo se trovo la preoperatoria. Fada. Eccolo qua. Eccolo qui. Mi chiamo Popovic. Hai cambiato anche all'anagrafe. Cioè, ti ho visto al museo, c'era una tua statua lì, Popovic. E ho detto, lui mi farà da testimone di nozze ormai, lo devo portare a vita. Sì, ma quindi c'è il matrimonio in vista, cioè, Corrado. Vediamo, 2019, se tutto va bene. Ok, qui abbiamo anche gli scoop qua. Questo era il mock-up, vi facciamo vedere il mock-up. Sì. Questa è la simulazione che si fa sopra i denti del paziente, questa è quella che ho detto prima, la parrucca. Si fa la simulazione al computer. Al computer stampi il modellino in resina, sul modellino fai un calco, nel calco metti la resina liquida e la stampi sui denti, quella indurisce, la guida e rimane sui denti la parrucca. E qua vedi se ci sono da fare modifiche. Qua per esempio il canino l'abbiamo fatto più lungo, non sfuggente così, però già era ben bilanciata. Ora bisognerà aspettare un annetto, tra un annetto torni e facciamo eventuali modifiche, se ci sono state recessioni alle gengive o se ci sono stati proprio problemi. Mm-hmm. Sorriso più ampio, abbiamo chiuso i corridoi buccali, questi si chiamano i corridoi buccali. Vedi che qua c'avevi i corridoi, sì, scuri, ok, qua invece c'è il sorriso americano, più ampio, largo. Finalmente. Un bel caso. Che ci farei con questi denti? La prima cosa che fai come torni in Italia? Beh, mi mangio una bella bistecca di cavallo. Bravo! Dal Caddozzone al Poeto. No, lì no, c'ho un macellaio a Settimo che è la fine del mondo, guarda.
prossima quindi... volta portamela. Sì, intanto no, no, vieni tra poco. Vieni tra fine poco. Mese, sì, fine no. mese. Facciamo una grigliata, ok? Detta, eh? Sì, però non strappare. No. Saluto a tutti, un'altra storia di insuccesso annunciato. Beh, insuccesso non dire. Bravo. Grazie. Perché voi non sapete quante ore state in poltrona. Forse giusto due o tre, giusto? Forse più di 30 ore state in poltrona. Quindi mo un po' di fisioterapia per la mandibola, a cavallo. E si... E siamo operativi. No, se no vado di cozze, dai. Vado di cozze. I gusci però non. Occhio al cavallo, però. Occhio. Al cavallo. Il cavallo. Che ti godere. È sempre stai atti. Capisci, sardo? Ti godere. L'ho insegnato anche a loro. Oh, la fragrance.